Prima di cominciare con il video, ci tenevo a dirvi che sarò presente all'Etna Comics dal 31 maggio fino al 3 giugno 2018. Inoltre, il 2 giugno alle ore 10 farò una conferenza che tratterà anime come passione ed ispirazione. Mi raccomando ragazzi, partecipate in tanti, ce ne saranno delle belle. Inoltre ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti oppure direttamente su Telegram se sarete presenti, in modo da poterci organizzare. Potremo vederci, fare una foto, stringerci la mano e tante altre cose. Oramai il fandom aspetta il terzo capitolo della saga di Kingdom Hearts da circa 5 anni e finalmente sembra che appunto si veda uno spiraglio di luce alla fine del tunnel. Io sono Feraz e oggi andremo a vedere i nuovi gameplay di Kingdom Hearts mostrati dai recensori e dagli youtubers che sono stati invitati finalmente a provare il terzo capitolo della saga di Kingdom Hearts, che andrà appunto a concludere le vicende della saga di Xehanort. Questo significa che il gioco finalmente è pronto e vicino al rilascio. Oggi andremo a vedere appunto i pro e i contro che ho trovato durante questo gameplay, vedremo un pochettino le ambientazioni mostrate, le evocazioni, gli shotlocks e tante altre cose che sinceramente mi hanno stupito. E infine alla fine darò un piccolo parere molto veloce, dato che non voglio fare lo stesso errore di Dragon Ball FighterZ e dare un parere solamente quando avrò giocato il gioco da diversi mesi. Detto questo ragazzi, io vi lascio al video, spero che vi piaccia, buona visione! Principalmente abbiamo due gameplay, uno che riguarda lo scontro contro Titan nel mondo di Ercole, come potete vedere dalle clip a schermo appunto vediamo il boss che è qualcosa di fantastico, è gigante ed inoltre ben realizzato. Vediamo appunto Sora che viene quasi colpito da delle pietre lanciate da Titan e si arrampica sul muro cercando appunto di evitare queste pietre per raggiungere il boss. Vediamo delle rocce che cadono che sono realizzate a mio parere molto bene. Questo ci fa vedere come il titolo sia stato rifinito ultimamente e come sia migliorato. Inoltre vediamo l'arrampicata che a mio parere è un po' meh. Forse questo è uno dei pochi contro che ho trovato all'interno di questo gameplay. È abbastanza bruttina, ecco. Non mi fa impazzire, sembra un po' strana da vedere. Spero che la migliorino comunque durante gli ultimi ritocchi. Vediamo un salto di Sora che è qualcosa di fantastico e poi le ambientazioni che sono veramente ben fatte. Notiamo appunto lo shotlock che possiamo vedere, come ne possiamo scegliere due, e questa cosa mi sembra molto interessante, e sono veramente realizzati da Dio. Inoltre, sinceramente, le clip voci di Paperino e Pippo riutilizzate mi piacciono molto perché mi fanno ricordare appunto i gameplay di Kingdom Hearts 2 soprattutto e degli altri. Inoltre possiamo notare che le magie sono realizzate veramente molto bene e abbiamo diversi comandi reazione, se così li possiamo chiamare, come ad esempio Flare che ritorna dopo Kingdom Hearts 2 e se non ricordo male forse pure Kingdom Hearts 1. Qua notiamo un'altra sequenza dove Sora evita le rocce, stavolta si avvicina sempre di più al titano. Sembra che le materializzi in un modo che a me fa impazzire, è fighissimo. E devo dire che sta parte di gameplay mi piace molto, tranne per l'arrampicata che non è realizzata benissimo. Lo scontro sembra molto facile e la theme in sottofondo è quella degli scontri contro i boss in Kingdom Hearts 1, però riarrangiata ed è qualcosa di fantastico. Comunque possiamo notare che appunto che ci sono diverse fasi all'interno dello scontro contro Titano. Lo scontro è abbastanza pilotato, sì. Questa cosa non la definirei né un pro né un contro, dato che comunque, come possiamo vedere, ci introduce alle attrazioni, che sono appunto delle grandi attrazioni prese dal mondo Disney, che appunto ci permettono di affrontare i boss. Questo qua dovrebbe essere appunto quella sorta di treno che abbiamo visto nel lontano, mi pare, 2013-2015, quindi sta cosa mi fa veramente tanto piacere di vederlo dopo così tanto tempo. I fuochi d'artificio sono stati realizzati molto bene, le sequenze di gameplay sono veramente fighissime, non vedo l'ora di provare il titolo comunque con le mie mani. Inoltre sembra veramente ben realizzato, non sto notando difetti. Forse un po' troppo acrobatico, coreografico, però ci può stare come boss fight comunque che ci introduca a questa nuova meccanica. Veramente le espressioni, i modelli, le animazioni sono qualcosa di fantastico e sono contento di come stiano realizzando questo terzo capitolo. E niente, hanno sconfitto il boss ed è qualcosa di fantastico. Veramente molto figo, mi è piaciuto molto. Come secondo gameplay invece abbiamo il mondo di Toy Story. Come potete vedere possiamo interagire con l'ambiente per affrontare i nemici. Siamo nella stanza di Andy, che è qualcosa di fighissimo. Ed inoltre le trasformazioni del Keyblade sono qualcosa di fantastico, cioè originalissime e molto belle per il gameplay. Quindi abbiamo questo martello che è veramente molto figo.
E poi si trasforma in quella cosa enorme, non so definirla, tipo una sorta di trivella, appunto si sì, è pugno trivella tradotto in italiano. Molto figo, soprattutto la cosa che si può andare sottoterra, poi comunque gli effetti sono molto fighi. Il gioco mi sembra molto 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 coreografico e sta cosa secondo me è un bene se il gameplay è ben fatto, cosa che appunto succede con questo gioco dato che è stato realizzato veramente molto bene. Possiamo notare quindi che Sora sconfigge abbastanza facilmente i nemici, ripetendo un po' troppo sta mossa, ma questa è colpa di chi ha giocato il gioco. Notiamo altri shot lock, drill dive, che è qualcosa di fighissimo. Veramente molto ben fatti sti shot lock. E poi notiamo che appunto andiamo ad affrontare degli Heartless al di fuori della casa di Andy. L'ambiente, raga, è qualcosa di fantastico, la grafica è molto molto realistica, non me l'aspettavo da Kingdom Hearts. La colonna sonora mi piace, è molto figa e ci sta comunque con il mondo di Toy Story, veramente bella. Inoltre, appunto, notiamo diverse trasformazioni del Keyblade, pure quelle del mondo di Monster & Co., quindi significa che possiamo utilizzarle al di fuori dei mondi. Mamma mia, ragazzi, troppo hype, veramente. Comunque, notiamo dei nuovi Heartless, se non mi sbaglio, veramente molto fighi. Fino ad ora non sto trovando tanti contro, sinceramente, mi piace molto questo mondo. Penso che sarà uno dei migliori, secondo me, come realizzazione. Quell'Heartless con quella sorta di aureola dietro sé è veramente molto figo. Non l'ho mai visto, forse è nuovo. Notiamo appunto che è possibile cavalcare la scia di ghiaccio. L'ambiente è enorme ed inoltre notiamo il comando reazione che si può fare in combinazione con Woody e Buzz. Molto bello, è figo comunque. Forse un po' scomodo da usare sembra, però bisogna farci l'abitudine probabilmente. Vabbè, c'è il colpo finale che è figo, mi piace molto. Ah, qua ci sono le sequenze del gameplay con un'altra traccia riarrangiata dai precedenti Kingdom Hearts e utilizziamo i Gigas, che è qualcosa di fantastico. Cioè, veramente, Kingdom Hearts cambia pure stile di gameplay in questa fase, sembra più che altro Overwatch, veramente, quando si pilota il robot di D.Va. Veramente molto figo. Inoltre, il gameplay, se non ho capito male, cambia da robot in robot perché cambiano gli attacchi. Quindi, questa è una cosa veramente molto carina. Devo dire che mi piace, soprattutto la modalità in prima persona è stata realizzata molto bene. Sinceramente, non vedo l'ora di provare questi Gigas perché sembrano molto interessanti. L'interfaccia è molto ben fatta, non dà neanche fastidio. Pensavo fosse un po' fastidioso, invece, no. Ok, qua un'altra traccia di gameplay, sempre nel mondo di Toy Story, al Galaxy Toys. Ah, ecco, qua c'è una trasformazione dei Keyblade che mi piace molto, ovvero Mirage Staff. Guardate che figata. Poi mi pare che Sora lasci pure delle copie residue di sé. Ora dovremmo vederla a breve. Come potete vedere è tipo Final Fantasy XV che Noctis quando si teletrasporta, si proietta, lascia delle tracce di sé. Veramente molto bella sta cosa. Qua abbiamo un altro... cambia? Avete visto che è cambiato lo shot lock? Figo. Che poi uno rimane uguale, flow chain, mentre l'altro cambia. Quindi non vorrei che fosse magari un'esclusiva del Keyblade lo shot lock. Che comunque ci potrebbe pure stare. Qua notiamo un'altra trasformazione del Keyblade che non vedevamo da tempo. L'hanno fatto vedere nel mondo di Yen Sid, appunto, nella torre misteriosa. Figo come gameplay. Forse ripropone un po' il gameplay del Gigas, però un po' semplificato. Inoltre ci sono degli Heartless, non so se siano Heartless, però ci sono dei nemici giocattolo. Voglio capire che simbolo hanno perché forse non sono Heartless, attenzione. Non vorrei che fossero... Mamma mia, questo attacco è fantastico, ragazzi. Questi effetti sono qualcosa di bellissimo. Comunque forse sti nemici o sono dei Dream Eater o forse sono dei Nescience. Non lo so perché, ma non mi sembravano Heartless. Comunque qua possiamo andare ai diversi piani del Galaxy Toys. Molto bella questa sequenza, molto acrobatica, però ci sta molto. Ok, e qua a breve noteremo qualcosa di fantastico. Link, 8-bit blast. Ragazzi, sta succedendo veramente. Ralph spacca tutto, ragazzi, quanto è ben fatto. Se notate quell'effetto un po' strano, tipo texturizzato, è normale perché appunto vuole imitare i cabinati. Comunque, qua non ho capito bene. Cioè non l'interfaccia, ma proprio come funziona l'evocazione. Penso che si piazzino dei blocchi e poi si fanno scoppiare. Ecco, come potete vedere, ed è qualcosa di fighissimo. Comunque, se vedete l'interfaccia animata in quel modo è fighissima. Comunque, questo era un altro gameplay veramente molto figo. Quindi, in sintesi, ragazzi, cosa ne penso di questo Kingdom Hearts 3?
A mio parere è un capitolo molto promettente, secondo me sarà veramente il migliore della saga. Questi 5 anni di attesa gli hanno fatto sicuramente bene, ed inoltre sembra veramente un capitolo molto molto solido, con pochi problemi. Inoltre il gameplay è molto fluido, molto divertente. Questa cosa probabilmente lo renderà poco ripetitivo, perché magari in un combattimento utilizziamo uno Shotlock, in un altro utilizziamo una trasformazione, in un altro ancora utilizziamo un Link. Quindi diciamo che i combattimenti saranno quasi tutti quanti diversi. Inoltre il gameplay mi piace molto, perché comunque ho visto che è veramente ben curato, molto acrobatico e coreografico, con molti effetti particellari, di luce e tante altre cose che, se sono ben realizzati e non appesantiscono il gioco, fanno sicuramente piacere. Le ambientazioni, soprattutto quelle di Toy Story, mi sono sembrate veramente, veramente molto belle. Ben realizzate, complete inoltre, poco spoiler, cioè tanta roba all'interno delle ambientazioni, inoltre sono molto vaste. Questa cosa mi fa piacere, perché appunto non saranno delle micro aree come in Kingdom Hearts 2 e negli altri Kingdom Hearts, ma saranno delle macro aree, grandi aree dove potremo esplorare e trovare tesori e cose nascoste, si spera perlomeno. Inoltre la componente delle summon, dei Link, sembra veramente molto interessante. Comunque Ralph spacca tutto, è veramente ben realizzato. Tra le note negative sinceramente mi va di mettere l'arrampicata sui muri, che appunto è una semplice corsa che però non è stata realizzata al meglio. Mi sembra un po' troppo rigida, però sicuramente sarà migliorata. Le ambientazioni del mondo di Hercules sono fighe, questo è vero, però avrei preferito magari qualcosa di più curato e più completo, però magari lo sistemeranno in futuro. E vi ricordo che del mondo di Ercole questa è solo una piccola parte, manca ancora la parte più importante, ovvero la città di Tebe e l'Olimpo. Quindi ragazzi, sono sicuro che questo sarà un ottimo titolo e sinceramente ho tante aspettative, spero che non verranno deluse. E niente ragazzi, questo video finisce qua. Spero di cuore che Kingdom Hearts 3 vi incuriosisca, dato che sicuramente lo porterò in qualche modo sul canale. Sono veramente tanto in hype. Lasciatemi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche che guardo i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione per parlare con me. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook. Inoltre ragazzi, ringrazio il tipo cinese dal cui ho rubato le clip del gameplay. Beh, ovviamente l'ho prese, ma non ve lo dico, non sono mie, l'ho prese da un canale cinese, sinceramente non so neanche come si pronunci. Cavolata a parte ragazzi, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.